Magic Goat, che ecco qua, condividiamo. Ecco qua. Un po' di zoom, per favore. Giuseppe, leggermente zoom. Facciamo, Giuseppe, un recap delle cose dette e decise ieri, così poi passiamo a quelle da decidere oggi. Sì, ieri abbiamo deciso un po' la struttura dei bonus e dei malus, la variazione dei gol, del valore dei gol in base alla tipologia del calciatore, quindi draft, VIP o legend. Abbiamo inserito il gol dell'assist, oltre all'assist, naturalmente, il Detta dal don, eh? generator, che è una introduzione anche fantastica, a quella alla quale Perdonami, non avevamo pensato. mi perdoni, io sono uno molto puntiglioso Sì. su questi giochi qua. Sì. Allora, quale chi è che decide il criterio di assist normale e di gol dell'assist? C'è una redazione apposta per questo. Poi vorrò i nomi perché protesterò contro di loro quando non sarò d'accordo. Questa cosa qua. Certo. Se non sbaglio, Sì, dovrebbe essere Harry Catucci. Harry deciderà il gol dell'assist, probabilmente sarà l'unico a decidere questo. Via, tutti i nodi vengono al pettine. Tutti i nodi vengono. Ok. Comunque, questa è la prima cosa. Poi Poi abbiamo deciso la. Ora, oggi dobbiamo decidere la struttura. vai. Abbiamo deciso i cartellini, abbiamo deciso i bonus e i malus dei cartellini, giallo, blu o rosso. E abbiamo un poco detto che questo gioco si discosta un po' dal fantacalcio, perché lo scopo principale è il player trading, cioè il mercato è sempre aperto, i giocatori subiscono il loro Delle valore risale variazioni esauriente, di le variazioni del mercato. quota? Ancora non è uscito il sito, ancora non è uscito. Ci saranno due competizioni, la classica competizione a listone dove si concorrerà con i punti e poi ci sarà il Magic Budget dove vincerà chi sarà stato più bravo ad accumulare Got Coin, quindi chi avrà fatto migliorato il budget iniziale, insomma. Un attimo, allora, per chi si è collegato adesso, il grande Giuseppe sta. Insieme al Pancio, a tutti, a tutta la GOT, sta per lanciare il Magic Goat, che diceva appunto Giuseppe, è sì un fantacalcio, ma oltre al fattore campo e vincere le partite con i punteggi, c'è anche un fattore extra campo che è la quotazione dei calciatori. Super giù, Allora, poi la meglio. allora, Allora, oggi, aspetta Manfred, ti insieme... faccio una domanda prima, ti faccio una domanda a te perché ieri si è dibattuto parecchio. Domanda secca, il cartellino blu per te in questo Magic Got, sai no, contenuto e tutto quanto, dovrebbe essere un bonus o un Come bonus? Come fai a essere un malus? bonus? Ok, posta, 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 risposta, risposta, risposta. Che è un'idea di pancio, No, no, bonus. sì, no, ieri c'è stato un grosso dibattito, anche un Ma come sondaggio si molto fa a combattuto. dibattere su un cartellino? Ma Vabbè, che Cristo. vabbè, Vabbè. vabbè. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Direi di, col permesso del don di Manfredi, di tralasciare le regole generali, che sono un po' quelle classiche, la fonte Vai, di vai, numeri, vai e tu, vai tu, vai andare tu. direttamente a quello che più forse può interessare, cioè la disponibilità, la dimensione e la struttura della rosa. Esatto, questo è bello. Ok, allora il primo punto, vabbè, è multipla, vuol dire che non essendo un fantacalcio ad asta, che quindi ognuno Esatto. si prende il suo, invece qua, ad esempio, fiche lo possono anche comprare tutti, se lo possono Esatto, permettere. esattamente, Ok, esattamente. chiaro. Abbiamo un'altra problematica, tra virgolette, rispetto a un No, non fantacalcio esiste classico. problematica, non No, nel esiste. senso che l'utente, il fantapresidente, il Magic Presidente, non ha le informazioni sui calciatori, sono loro disponibili fino all'ultimo. Magari non sappiamo bene chi gioca, chi non gioca, le formazioni, e dobbiamo dare la formazione per 2 giornate, perché ogni giornata di GOT sono 2 partite. Ok, chiaro. Ok, ogni giornata Quindi di Magic rivendicare GOT. troppo la rosa è problematico perché magari ti trovi senza giocatori che poi effettivamente giocano, perché non sai bene come. Chiarissimo, chiarissimo, Ok. chiarissimo. Detto questo, poi insomma decidiamo insieme la struttura. Bene, allora, struttura, dobbiamo decidere da quante persone è composta la squadra. Quindi dai 14 ai 18, vogliamo lasciare minimo 14 e massimo 18, ognuno se la fa per i cazzi suoi o dobbiamo impostare un numero? Impostiamo il numero e poi il totale verrà dato per ruolo, insomma. Il 14 Quindi giorni è dato dal totale che vogliamo decidiamo scegliere dei prima ruoli. ruolo per ruolo? Sì. Allora, iniziamo, iniziamo. Dobbiamo fare i Facciamo un sondaggi, no? sondaggio e Ok. partiamo dai portieri. Numero portieri 2 o 2 3. o 3, giusto? Yes. Oh, sondaggio veloce di 2 minuti, vediamo come va a finire.
Quali rispondiamo... possono essere i vantaggi o gli svantaggi di avere due o tre portieri? Che spendi troppi coin, visto che i portieri sono quegli... A parte il player trading, tu magari prendi un portiere che poi lo metti in campo e non si presenta. Votate al sondaggio. Questo per avere... Quindi tu, diciamo, con tre sei più parato, voglio dire. Esatto, dici esatto, tu. Mentre Greg dice che con spendi dei coin inutilmente, perché se decidiamo che devi avere per forza tre portieri, comunque dei coin per un portiere vanno spesi. Chiaramente. Sì, anche secondo me mi sembra che ci sia un po' un'unanimità. Pure secondo me due è top, eh? Pure secondo me mi sbilancio. Sì. Va più verso i due. Boh. Non so, voi, vabbè, Greg? Io pure, io vado per i due. Manfredi? Sì, anch'io andrei per i due. Giuseppe? Va bene, anche per me va bene, va bene. Secondo me allora, guarda, puoi anche interrompere, perché tanto c'è una vittoria schiacciante, penso, quindi possiamo andare con i due, vai. Ok. Per i difensori vorrei un attimo parlare del modificatore, dei moduli e del modificatore. Prego, prego. Allora, i moduli consentiti sono il 3-2-1 e il 2-3-1. Sì, e poi dobbiamo decidere se attivare, ovviamente, i difensori, centrocampisti e attaccanti. Ecco, dobbiamo decidere se introdurre il 2-2-2 e il 3-1-2. Solo i moduli a tre difensori attivano il modificatore di difesa, che è uguale al classico modificatore. Sì. Nei difensori, chiaramente non è tipo un mantra, cioè nel centrocampista ci sono tutti i tipi di centrocampista. Sì, esatto, però sì, da quello- sì. E negli però attaccanti sì. Idem. Sì, esatto. Allora, io ti direi, chiaramente a 7 quei due sono anche moduli che si possono fare, per carità, sia il 2-2-2 che il 3-1-2, soprattutto il 3-1-2 si può benissimo fare a 7. Però così rischi che lo fanno tutti alla fine, perché mettere due attaccanti alla fine è lo scopo, cioè sarebbe troppo più vantaggioso per tutti, secondo me. Chiaramente nei centrocampisti rientrano anche il Fiche, che comunque porta bonus, o Porrini che porta bonus. Non lo so, comunque. Questo facciamo il sondaggio, perché sì, io sarei per tenere i due principali. Aspetta, adesso lo faccio... Io però io allargherei, perché comunque, come dite voi, è che il fatto è che sì, come cioè l'attaccante principale cos'è? Ma anche perché due attaccanti costano poi, Non sappiamo come verrà. Vabbè, comunque mettiamo che Gepata è un centrocampista. Mettiamo che Gepata è un centrocampista, cioè Gepata segna più di un attaccante, ragazzi. Ma Gepata sarà, quindi il suo gol vale 4. Certo. Gepata poi sarà 50-60% del budget. Ecco. Quindi tipo se tu compri Gepata già metà budget non ce l'hai più. Allora, attivo il sondaggio, perdonatemi, che questo qui, aspetta, arrivo, vado a prendere la bottiglia d'acqua. Vai, vai. Vabbè, questo è il sondaggio, se solo 2-3-1 e 3-2-1, aggiungiamo 2-2-2 e 3-1-2. Io, ripeto, lo ribadisco, per me quello a due punte lo metterei, perché comunque, come dite voi, gestire il budget, prendere due attaccanti super forti non sarà facile. No, infatti, questo sicuramente. Greg? Idem. Anche perché forse il portiere può essere che incide più dell'attaccante. Esatto, quello sto dicendo. Con il bonus che abbiamo deciso ieri, forse il portiere inciderà molto. Infatti, comunque la chat si sa... Anche dal portiere, anche perché in media una squadra prende 6-7 gol, quindi già parte con un malus di 6-7. Fai una valutazione combattuta standard. Però, combattuta, come il nostro sub goal siamo a 18, ricordiamo che ha un tiro tirata, Greg dirà una bomba sul giocatore, un pazzo. Non so neanche io, per il momento siamo a meno 132 dal gol. Warzone, giusto. Allora, il sondaggio non in maniera schiacciante, ma lo vince con 4 moduli. Quindi... Okay. Quindi li aggiungiamo. Realizziamo 4 moduli. E non c'è il cambio modulo, ovviamente, in caso di quando è diventata la formazione, non c'è il cambio modulo. Eh beh, certo, è ovvio. Ovvio. Cioè, non c'è il cambio modulo automatico? No, non c'è. Ok. Quindi possiamo tornare ora, sapendo i moduli e conoscendo sappiamo che c'è un modificatore a 6 fasce, che è classico come quello
del mantra, diciamo, che tiene conto delle medie voto senza bonus dei tre difensori e del portiere. Ok, abbiamo capito, ragazzi, non sta male. Un punto e ogni 0,25 un punto in più. Allora, aspetta, facciamo che qua magari non tutti fanno il non spammare. Sì. Quindi rimettiamolo, cioè ridiciamolo, ridiciamolo. Ok, nel frattempo lo prendo, così magari lo vedi, visualizziamo anche. Esatto, esatto. Eccolo qua. Quindi se schieri un modulo con tre difensori, puoi avere dei bonus. Sì. Che sono tra i tre difensori e il portiere. Non fantavoti, ma i voto quello normale, senza bonus e malus. Esatto. E si fa la media. Se sei un punto, se sei 25 sono due punti, se sei e mezzo sono tre punti. Ad esempio, se io ho in porta Instakeeper che prende 6,5, esatto, e poi in difesa ho Hack che prende 6, e un altro, non so, Carpan, vabbè no, se no stessa squadra, e ho ditemi no, se è Citterio che prende 6,5, la media sarà 6,25. Ok, con 6,25 preciso due punti. Perfetto, però modulo a tre difensori, quindi si fa con quattro giocatori, il portiere più tre difensori. Perfetto. Vabbè, torniamo alla struttura. Adesso possiamo decidere, insomma, la struttura. Quanti difensori? Difensori, allora qua facciamo la cosa dei portieri, difensori 5-6, faccio un altro sondaggio. Fallo da un minuto, tanto votano veloci. Ok, lo facciamo da un minuto. Anche qui, se si gioca a 3, qua sono indeciso, sai cosa dirti. Dai ragazzi, votate che veloci, che abbiamo soltanto un minuto. Io ti dico, secondo me 6, perché poi c'è il modificatore, i difensori è meno 6. Esatto. Difensore è meno 6. Sì. Se c'è il modificatore, per me 6. Perché calcola che uno magari si infortuna e non lo vuoi togliere, uno non si presenta, già hai due difensori in meno. Quindi hai solo un sostituto. Sì, sono d'accordo. Però... Dai, l'ha vinto il 6, dai. Greg? 6. Manfred? Sai che sono molto indeciso, forse opterei anch'io per i 6, perché comunque nei moduli a 3 ci sta avere... Poi rischi che prendi due draft che magari neanche giocano la partita. Esatto. Giuseppe? Io sono per ampliare le rose il più possibile, calcolando che nel calcio normale tra 11 giocatori le rose sono da 25, noi abbiamo 7... Quindi deve essere, credo, più del 2. E allora è 6, dai, sì, ha vinto il 6. Però vincono i 6 difensori. Tanto poi, ragazzi, queste sono tutte cose che poi decideranno alla fine loro, però queste sono le votazioni. Andiamo e facciamo lo stesso sui centrocampisti, che se non erro sarà il ruolo più folto, giusto? Vai. Dipende dal modulo, abbiamo introdotto. No, io dico nell'insieme, nella lista totale, secondo me sarà il ruolo dove ci sono più giocatori, i centrocampisti. Bisognerebbe vedere, sì, come vengono decisi dalla Gotti i ruoli, insomma. Anche perché magari ci sono dei ruoli un poco particolari, che magari sono a metà tra difensore e centrocampista. Attivo il sondaggio, secondo me il ragionamento da fare con i centrocampisti è molto simile a quello dei difensori, quindi io credo che più o meno, sì, infatti, stanno votando tutti per 6. Ma io pure qua, raga, io sono sempre per, sì, sono d'accordo, 2, 6, 6, 3 alla fine io sarò, però. Dai, 6, 6. 6, deciso? Sì, dai. 42, 45, 7, dai. Vai con l'ultimo sondaggio, attaccanti, ma anche qua sarà 3, ragazzi. Cioè, 100, dai, 3, questo neanche farlo, cioè, col modulo a 2, con 2 attaccanti non puoi mettere 2 punte e basta. Vabbè, noi per giustizia lo facciamo, attaccanti totali a no, 4 è troppo, raga. Con il modulo a 2 attaccanti, solo 2 attaccanti in rosa, uno prende un bel rischio. Ma qua non si può pensare anche a 4? No? Possiamo decidere quello che vogliamo. Io la metto come opzione, perché con 2 punte te ne prendi 4. Io la metto, vediamo. Va bene. Siamo qui per decidere proprio per questo. Ci sta, magari dipende anche l'attaccante che passa in sordina e poi te lo puoi anche rivendere. Unica cosa, quelli che scegliamo qua non è un numero massimo,
ma è un numero minimo. Esatto. Quindi poi bisogna... no, Manfredi forse. Un numero preciso. Ciao. Che hai detto? Quindi poi bisogna prenderli, eh? Sì. Occhio, occhio. Mancanti 2, 3, 4. No, io qua sono più... vabbè, sì. Allarghiamo, alla fine. Vediamo come finire. Sì, perché se giochi... Che poi alla fine rimaniamo nel numero, perché poi il massimo è 18. Perché 2, 6, 6 e 4. Cioè, immaginiamo come l'anno scorso, che a Bale si fa male, tu lo hai in rosa, vuoi giocare con due attaccanti, non hai nessun sostituto, se facciamo 3. Sì, dai, 4, 4, dai. Andato. Deciso, deciso. Penso che poi sarebbe da decidere questo del presidente. L'introduzione è voluta proprio dallo staff della GOT, e da definire, insomma, se dare un voto comprensivo di tutto lo staff, minchia, se dare secondo me se deve essere un modificatore, non lo so. Io credo che il presidente debba avere un voto, ma non so in base a cosa si può decidere. In base alla performance, forse. Vabbè, ci sta, dai, la performance anche da presidente. Magari che devi tirare... content sarebbe. Dicono sì. Voto tutte le staff. Sì, sicuramente potrebbe essere il presidente a rappresentare lo staff, ovviamente. Voto tutta... ah, shootout però c'è anche lì. Ma quello dopo, quello è anche un'altra cosa. Un'altra cosa. Presidente, dirà ancora il shootout in questa edizione? Potrebbe, secondo me. Però non proprio come carta, ma potrebbe anche tirarli casualmente. No, ho capito. Io direi di dare magari un voto, visto che non sappiamo bene questo, dare un voto che magari è comprensivo anche di quello. Magari vabbè, io direi, li mettiamo i presidenti, io farei budget a parte, secondo me. No, deve essere tutto incluso in banca, perché quello gestisci, sì. Però dico, deve essere un voto che si somma? Sì, quello sì, per forza. Un voto che si somma. Che dobbiamo capire bene com'è. E tiene conto dell'intero staff. Dell'intero staff. Sì, ci sta. Nel senso che prendendo Manfredi come presidente, prendi anche Sciscione, che ci sarà, insomma, allenatore e tutto il resto. Le scelte poi dell'allenatore sulle carte. Chiaro, chiaro. Chiaro, ok. Poi andiamo avanti. I calciatori sono divisi in 3 tipologie: draft, VIP e legend. Ok, e questo ci siamo. A parte i portieri, la formazione dovrà rispettare minimo un VIP e minimo 2 tra draft e VIP. Ok, questa secondo me è una regola: minimo un VIP e minimo 2 tra draft e VIP. Quindi minimo un VIP e minimo un draft. Sì. Oppure in realtà la regola prima era minimo 3, poi l'abbiamo cambiata a 2 e non so se vogliamo deciderlo, vogliamo darla così. Per non fare male, visto che comunque tutti vedranno le rose di tutti, per evitare che tutti facciano le stesse squadre, dare un poco sulle legend delle particolarità. Perché calcolate che il PC sarà come le altre legend, non è un Celex calciatore come l'anno scorso. Quindi ci sono 4 legend più o meno per squadra. Però alla fine le legend saranno anche quelle che costeranno di più, quindi uno più è bravo a fare trading all'interno del gioco, più verrà premiato prendendo più certo, legend. Certo, certo, certo. Ok, ok, ok. E bene, sì, questo magari si può vedere di gestire soprattutto con il valore dei calciatori, perché alla fine se le legend costano tutte troppo non puoi fare solo la storia. Poi andiamo avanti. 1000 crediti, 1000 gold coin. 1000 gold coin. I moduli li abbiamo fatti. E la panchina è libera, quindi puoi mettere tutti i calciatori. Vabbè, certo, è giusto così. Ok, però non c'è il cambio modulo automatico, giusto? Non c'è il cambio modulo, sostituzioni illimitate. Ok, ok. Tenendo conto ovviamente che non possono esserci più di 4 legend in campo a parte il portiere. Benissimo. Ci sta. Non c'è riserva d'ufficio. La formazione va consegnata, coinciderà con l'inizio della giornata automaticamente, quindi anche il mercato si chiude all'inizio della giornata. Ok, perché poi è aperto sempre il mercato, voglio dire, tra una sì, il mercato si apre il giorno dopo il tracco dei voti e rimane aperto fino a un minuto prima dell'inizio della giornata.
ci sarà il timer ovviamente che terrà conto di questo e informerà. E poi c'è il, insomma, per chi non dà la formazione alla seconda giornata può ripescare quella valida precedente al netto del mercato. Cioè, se io ho dato la formazione e poi nella giornata successiva compro picci e poi non do la formazione, chiaramente ripesco la formazione senza picci perché non l'ho messo. Benissimo. E poi per il resto l'abbiamo visto. Ah, c'è il bonus VIP. Ah! L'ultima cosa da vedere. Visto che i VIP sono la tipologia un po' dove il livello dovrebbe essere forse un po' più basso rispetto ai draft delle Legend, in base al numero di VIP schierati, si ha un ulteriore bonus. Allora, un attimo, perché visto che si parla di VIP, parliamo di un VIP che ha rifiutato di rimanere alla fucina, ma rimane comunque il nostro fratello. Ciao Arione. Ma ancora che mi accomuni il mio nome alla fucina, tu la devi smettere. Io ti denuncio. Bravo, querelalo. Merda. Io ti ho sempre voluto, vergognati. Lei è un fautore del mio abbandono. Bravo. Quello che è un fautore del suo abbandono ha detto sta facendo un'altra lega che neanche esiste, tra l'altro. Questo è il fautore del suo abbandono. Vabbè. Un giorno esisterà. Le do una grande novità. Aspetta. Vada, mi dica. Stiamo prendendo, perché siamo diversi, una squadra. Come? In gol. Come? Ai. Ti lancio la mina, ma come al solito devo nascondere la mano perché ancora... Era questa ancora, la bomba. Ancora non è delineata. Ah, sai che cazzate, non te le dico. Ma scusi, ma Greg l'aveva venduta per 25 sub, adesso lei l'ha detta, si vergogni. No, è un altro. No, vabbè, dai, poi ne parleremo in tempi più... Facciamo entrare anche l'altro ospite? Aspetta, finiamo che andiamo sui pronostici. Sì. Vai Giuseppe che finiamo. Sì, sono finite, insomma, c'erano le carte che verranno inserite in seguito, all'inizio non ci saranno, quindi è inutile lo spiegare il meccanismo perché verrà spiegato mano a mano che viene inserito. Ah, okay, e andrei al termine sullo spirito del gioco. No, essendo per ora in questa fase non ci sono premi, perché è tutto gratuito, lo spirito deve essere quello del divertimento. Quindi in caso ci siano bug o situazioni particolari, è importante che la community ci aiuti a risolvere questi, dicendoci in assistenza, e non magari approfittando magari di qualcosa a cui non abbiamo pensato. Perché comunque noi ci raccogliamo e banniamo tutti, quindi. Figurati. Uno lo dice perché poi magari si trova la squadra sospesa, non sa più. Allora, veramente, veramente tanti complimenti a Giuseppe. Io sarò il primo giocatore di questo Magic Got. Anzi, se le partite saranno già in un coso, proverò a imbrogliare. Perfetto. Facendo a mio vantaggio. Perfetto. Assolutamente. È lo spirito. Proverò a farlo.